Ho deciso di scendere in campo prima di tutto per la mia esperienza lavorativa nel territorio e anche perché Alife, essendo una città antica da circa più di 2000 anni, di avere anche una riqualificazione del territorio, anche per quanto riguarda poi le infrastrutture e le varie problematiche che ci sono per il paese. Perché la scelta di questa compagine? Perché per quanto mi riguarda è una compagine molto compatta, anche perché i componenti della lista siamo tutti dei professionisti, quindi penso che unendo queste forze di professionisti si può avere un ottimo risultato per quanto riguarda la città di Alife, che deve essere anche riscattata in quanto dalle vicende che si sono verificate nell'ultimo tempo è andata un poco allo sbaraglio. Lei viene eletta, l'11 giugno inizia la consiliatura, quale sarà il contributo che vorrà dare al governo di questa città? Come ho detto prima, il contributo di dare a questa città è di riscattare il tutto anche con i fondi europei per il recupero dell'edilizia scolastica, di tutti i servizi a disposizione dei cittadini.